tua. Se il mio rendimento adesso è quel che è, vorresti dire con ciò che tu ormai mi trovi da buttare. E no, mio gioco, mi devi sopportare. Vedi, non è bella? Per il vino, piattini per il contorno, coltelli per il pesce, cucchiai. Una bella fatica per la nostra lavastoviglie. Lo straniero. Beh, George, che ne pensi? Di cosa? Della tavola. Non è bella? Fuori moda. I cappelli di carta sono cheap. Sono tovaglioli, George. Anche i tovaglioli adesso. Ma perché non affitti un servizio d'argento? Sono soltanto dei vicini e per di più di quelli che rompono. Sentimi bene, George. Questa è la prima volta che invito i formai la cena. Non è vero, li inviti sempre. Sì, è vero, ma è la prima volta che accettano. E voglio che ti comporti bene, George. Sarà dura, ma devi farlo. Ah, sarà bello stasera in TV, danno scemi si nasce. Mi piace quando lui diventa verde e si mangia la cravatta. Tu non guarderai la televisione. È cretino, però, dovrebbe saperlo ormai che le cravatte non si mangiano. Questa sarà una serata di intelligente conversazione. Però se non si mangiasse la cravatta, su cosa metterebbe la mostarda? Conversazione, abbiamo detto. Resta il fatto che diventa verde. Oh, dai, George. Vogliamo cambiare argomento? Sì, sì, cambiamo. Donna Gogò è meglio. Gira come una trottola quando cambia d'abito. Come ti è andata la previdenza sociale? Oh, beh, non troppo bene. Ti aspetti che caschi da un momento all'altro. Senti un po'. Che vuol dire quel non troppo bene? Ecco, si sono rotti, sai, Mildred. Non sono diventati verdi, ma hanno detto che è ora che io trovi un lavoro. Chi? Tu? L'apostolo della disoccupazione? È un bel guaio, Mildred. Pensa che mi hanno fissato un colloquio. Che sarà un fiasco? Ah, mi dai un bel sostegno. Oh, George, hai fatto fiasco tutte le volte. Vigile urbano. Ma, perché? Che guaio, Ann. Stasera che c'è quel programma che mi piace, c'è un ministro che parla tanto. Dici quello che diventa verde e mangia la cravatta? No, quello è uno scemo. Beh, alle 9 ti fai venire l'emicrania e ci sganciamo, vero? Non esagerare, è gentile da parte loro invitarci, Jeffrey. Ma perché ci andate se non vi va? Hai sentito, cara Ann? Ecco la voce dell'innocenza che parla. Non è stato lui, sono stato io. Comunque, noi ci andiamo. Mildred è una donna molto simpatica. Ma lui no. Non sa tenere una conversazione, Anna. Sarebbe niente se si riuscisse a farlo star zitto. Sarai educato, almeno. Questo forse non lo farò. Vigile urbano. Beh, ti hanno respinto per lavori peggiori. Se ti respingono anche in questo, non ti resta che la nettezza urbana. Beh, può darsi che vada bene. Ho tutte le carte in regola. Ma insomma, che cos'è che devi saper fare? Niente. Oh, beh, sei perfetto. Eccoli, George. Allora, siamo intesi. Falli sentire come se fossero a casa loro. A casa loro. A casa loro probabilmente vedrebbero la televisione. Prego, prego, accomodatevi. Avanti, avanti. Nessun problema con la babysitter? No, no, purtroppo è arrivata. Scusate, siamo in ritardo. No, no, non fa niente, accomodatevi. Ah, grazie. Solo che mi ha vomitato sul vestito prima di uscire. Adesso sta meglio? Sherry, George. Sì, grazie. Come sta il piccolo, come si chiama? Tarquinio. Oh. È un bel nome, Tarquinio. Certo che lo è. Ah, sì, sì, certo, certo. E come sta l'altro? Tristram? Oh, bene, benissimo. Ah, sì. E gli altri? Anne e Jeffrey? Oh, benissimo, sì. Come va? Ah, bene, 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 bene. Bene. Peccato che ci perdiamo Scemi si nasce. Già. E sarà premiato per la lingua inglese. Chi, lo scemo della TV? No, Tristram.
Ha trovato nessuno che gli consegni i premi? No, non ancora. Grazie. Lo sai, il signor Formile è il presidente dell'associazione genitori insegnanti. Ma li dia lui. Veramente abbiamo bisogno di una celebrità, qualcuno dello sport o dello spettacolo. Stavo pensando a Roger Moore. Già, anch'io ho pensato a lui stanotte. Ma è sempre così occupato. Sì. Ecco, sapete chi andrebbe bene? Lou Ferrigno. Lou Ferrigno? Sì, è il protagonista di Scemi si nasce, anzi se... George! Bene, vogliate scusarmi, ma non vorrei che mi bruciasse l'arrosto. Ma se l'hai comprato in rosticceria. George! Dunque, dicevamo sport o spettacolo. Un altro che andrebbe bene per consegnare i premi sarebbe Richard Burton. Sì, perché no? Chiamiamolo al telefono. Non credo di avere ancora il suo numero. Comunque do un'occhiata, eh. Cosa? Sì, per quando lo vuole. Fra circa 5 settimane. Ma lei conosce Richard Burton? Sì, si andava a scuola insieme. È diventato qualcuno, ho saputo. Vabbè, sarebbe splendido, ma come... Io non prometto niente, ma può darsi che lo faccia per me. Buon Dio. Ma è incredibile. Pensi, il signor Roper conosce Richard Burton? Sì, cosa? Lo conosci anche tu, Mildred? È quello sfasciacarrozze che sta ad Hackney. Sì. È il campione di freccette, una vera celebrità. No, non credo, George. Un altro. Sì, già. Come va il mal di testa? Jeffrey. Mi mandi il prossimo candidato, per favore. È Miss Anderson. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, dunque lei... Lei non è una signorina. No, io sono sposato. Sì, io sono Roper, Giorgio Roper. Appuntamento per le 2. Scusi il ritardo, ma ho perso tempo per quegli scemi degli agenti del traffico. Tutti dei dittatori sono. Certo, fanno il loro dovere, eh? Già. Roper. Si accomodi, signor Roper. Dunque, ho qui la sua domanda. Nome, sì, altezza, un... Non ha niente contro il sesso? Se è moderato, no. Maschio. Precedente impiego. Ha fatto il conduttore di autobus per 1 anno. Già. E perché ha smesso? Per un calcio nel sedere. Promozione? No, un paio di maleducati non volevano pagare il biglietto e allora io... Sì. Gode di buona salute. Ah, certo, grazie. E lei? Io? Molto bene, grazie. Dunque, principalmente, cosa l'attrae a fare l'agente del traffico, signor Roper? Beh, ecco, è l'aria aperta e i soldi, no? Voglio dire, tutte le multe da 6 sterline che potrò tirar su. Sì, però non verranno a lei, le multe andranno al magistrato. Ah, bene. Ci siamo capiti, eh? Lei sa che significa questo nastro giallo sul berretto? Sì, che è vietato il parcheggio. No. Significa che lei è identificabile come funzionario pubblico. Ora esiste una certa parte del pubblico che vede gli agenti come tanti piccoli Hitler. Ah, brutto. Ah, no, non è così. Noi siamo qui ad aiutarli. Hanno la nostra comprensione, il nostro ottimismo. Sì? Cosa? Ma che vuole da me? È lei che ha parcheggiato una motocicletta sulle zebre? Oh, Mildred? Sì? Indovina un po'. Hai l'aria compiaciuta. Ti hanno scartato. Sì. No. No, l'ho ottenuto. Cosa? Sì, sul principio ero riluttante, ma loro mi hanno detto che sono senza personale, che con 4 settimane di addestramento potrebbero... Com'è stata la frase? Poteva anche essere peggio. Beh, insomma, una cosa così. E mi danno una possibilità. Vuoi dire che hai avuto il lavoro... Brandy. Sì, Brandy. Brandy. Non ti dispiace? Beh, vedi, ecco, ci ho pensato, certo. Ma così hai un sacco di potere.
La gente del traffico è una cosa. Quando uno non ti piace, son, 6 sterline. Via di qui o le faccio la multa. Non discuta con me o la sbatto dentro. Sì. Avrai bisogno di quelle 4 settimane di addestramento, George. Sì, poi c'è il fascino dell'uniforme. Sai, le donne che ti cascano ai piedi. L'uniforme da gente fa cascare tutti, ma per paura, George. Insomma, caro mio, dovrai abituarti a diventare impopolare. Oh, ma che dico? Basta che continui ad essere quello che sei. Agente del traffico? Sì, non è esattamente quello che avevo in mente, ma perlomeno comincerà a portare dei soldi in casa. Si usa ancora a dare lo stipendio, vero? Beh, sì, credo. L'avevo quasi dimenticato. Salve, signor Formile. Tacchino è di nuovo bagnato, Anna. Oh, è una gara questa. Cambialo, per favore, Jeffrey. Io? È per metà anche tuo figlio. Ma perché mi devo bagnare per metà? Ha poi trovato la celebrità per la faccenda della scuola? Sembra. Ho persuaso il sindaco. Il sindaco? E si metterà il vestito? Ah, lo spero. No, voglio dire, l'uniforme, la catena, tutto il resto. Ah, questo non lo so. Ma perché non viene a conoscerlo? Col signor Roper? Oh, sì, mi piacerebbe davvero. Gli ho messo questo e l'ha rifatta. George, sei tu? Sì, sono tornato. E com'è andata oggi? Ah, bene, bene. Ho fatto una strage. Ah, sì? George! Oh, George! Ma lo sai che mi sembri quasi bello? Sta calma, Mildred. Lo so che effetto ti fa l'uniforme, ma non voglio che me l'asciughi. Dai, girati un po'. Oh, non essere sciocca. Dai, su, girati. Va bene. Ti piace? Sei uno schiaffo. È normale per me. Ehi, ti hanno dato anche una borsa, vedo. Una borsa? Un borsello, volevo dire. Beh, allora, che cos'è che ti hanno insegnato oggi? Oh, un sacco di roba legale, tu non la capiresti. Tu dici? Beh, io non ho capito niente. Oh. Guarda qui. Oggi ho preso il mio primo stipendio. Beh, certo, non è intero, sono ancora in addestramento, quindi... È un inizio. Sì, vedi, poi ci sarà lo straordinario e anche il resto. Ah, meno male. Ecco, Mildred, dovremo decidere come dividerlo. Oh, non c'è problema, George. Tu avrai quello e io tutto il resto. È molto gentile da parte sua offrirmi un passaggio, signor Formile. Certo. Non possiamo permettere che il nostro vicino, agente del traffico, abbia scordato i sandwich. È l'eccitazione. È il suo primo giorno. Se la caverà benissimo. Non discuta con me. Guardi qua, Si sposti subito o la multo. Sono un duro. George! Oh, Mildred! Hai dimenticato i sandwich. Sono quelli che ti piacciono. Salsiccia e piselli. Grazie. Il signor Formile mi ha portata. Ah, bene. Proprio gentile. Però adesso a spostarsi, Doppia linea gialla. Andiamo. Su. Ehi! I miei sandwich. Pascola nel prato. 5 lettere. Comincia per V. Difficile questa. Ah, ma certo, vacca. George, che ne dici? Ma perché ti sei bardata in quel modo? È la toilette per la premiazione, George. Sai, la indosserò per l'occasione nel pomeriggio alla scuola. E sai anche chi ci sarà. Io so chi non ci sarà. Tu verrai. Così conoscerai gente importante, George, il sindaco. Ma ho solo mezza giornata di permesso, Mildred. C'è gente che può dire una parolina nell'orecchio giusto. Io non ci vengo. Cosa? Ci vengo. Tu passerai a casa, ti cambierai, ti metterai il vestito della festa e ci vedremo alle 2 alla scuola. Dio. George, me la metto o no la mia stola di leopardo? Ecco la parola, gatto. Senti, trova il berretto, Tristram, forse l'hai nella tua borsa. Sei pronto, Jeffrey? Quasi.
Anne, devi proprio invitare lo scemo di nascita e la donna a gogo. Beh, una volta tanto possono incontrare gente, fare delle amicizie. O inimicizie. Sia chiaro, non ci facciamo una bella figura. Ah, che piacere vederla, signora. Già pronta? Sì. Sono molto ansiosa. Signor Roper, non viene? Sì, ci sarà anche lui, ma lavora questa mattina. Ah. Allora, senta, come si chiama il sindaco? Cioè, voglio dire, gli si deve dire signore oppure eccellenza? Beh, Jeffrey lo chiama Cicciolo. Beh, no, beh, non Cicciolo. Credo che lei lo possa fare. Non è mica stata a scuola con lui. No. No, 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 non ci sono state. Bene. Io vado a prendere l'auto. E adesso si calmi, Mildred, e non sia così nervosa. Cosa le fa pensare che lo sia? Beh, si è messa i due orecchini allo stesso orecchio. Davvero? Molto lieto, lieto di conoscerla. Buongiorno, lieto che sia venuta signora grazie. Hamilton Jones. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno, signore, è un vero piacere. Entrate, prego, si comincia. Buongiorno. Senta, signora Roberts, sì. Quello è il preside. Ah. Deve stargli alla larga, come niente ti prende per le orecchie. Va bene, vai tranquillo, sto attenta. Non si preoccupi, lì c'è un preside. Sindaco. Oh, forma il Jeffrey, tipo turbolento, eh? Sì, signore. Petardi nei gabinetti, eh? Beh, molto tempo fa, signore. Questa è mia moglie. Piacere. Abbiamo un bravo ragazzino qui, eh? Ma quale? Ah, forma il Tristram della quinta. Potrebbe fare meglio. Ah, hai capito? Bene, muoviti ragazzo, va al tuo posto. Io vedo a che punto siamo, scusate. Oh sì, questa è la signora Roper. Roper? Anche lei ha un piccolo mostro qui? Viene più tardi. Adesso sta lavorando. Bene, la presenti al sindaco. Sì, certo. Ah, Crombie Fish James, deve essere più diligente, eh? E mia moglie Anne la conosci, vero? Oh, certo. Ciao, Teo. Ciao, Anne. Oh, questa è la nostra cara vicina, signora Roper, il sindaco. Come sta, eccellenza? Bene. Mio marito arriva tra pochi minuti, sarà lieto di conoscerla. Fa parte delle autorità? Sì, in un certo senso sì. Coordina il traffico, eccellenza. Bene, mi sembra interessante. Già. Mildred! Mildred! Oh, santo cielo, mi scusi. Ah, Mildred. George, ma non ti sei nemmeno cambiato. No, vedi, no. Entra là. George, ma che ti è successo? Sei pieno di polvere. Beh, è stato un autocarro maledetto, Mildred. Come? Beh, vedi, era pieno di cemento. A bordo c'era un tipaccio. Su, presto, togliti la giacca, andiamo. Io stavo facendo la multa al guidatore. Sì. Il suo compagno, per dispetto, mi è venuto alle spalle e mi ha buttato sulla testa un sacco di cemento. Beh, ragione di più per andare a casa a cambiarti. Giusto, no, ma, George. Ma ho dimenticato la chiave. Oddio, ci mancava anche il cemento adesso. Se veniva a piovere, finivo col diventare un pilastro. Togliti i pantaloni, presto. Oh, non cominciamo adesso. Andiamo. Io voglio solo scrollarti un po'. Oh, che guaio. Io voglio andare a casa. Sì, sarebbe la cosa migliore. Cosa? Non ti posso presentare a gente importante in queste condizioni. Ah, capisco. Io non sono all'altezza dei tuoi amici fanatici. Ecco, sì, l'hai proprio capita, va via. No, io sto qua. George, io non ti chiedo spesso di fare qualche cosa per me, ma tu... Forse è disturbo, è vero? Come? No, no! No, no, cara, no. Noi stiamo andando nel salone. Allora vengo subito. Sì, vengo anch'io. No, tu no. E vorrei concludere chiedendo al preside di concedere ai ragazzi mezza giornata di vacanza. Sei stato tu, vero? E proprio mentre il sindaco stava parlando. No, è stato quel maledetto cuscino di cuoio. Oh. Ah, grazie. Senti, George, ora comportati bene. Se devi parlare con qualcuno, non dire niente. Grazie, caro, grazie. Eccellente discorso, signor preside. Naturalmente il mio latino non è quello di una volta. Spero proprio di no, era veramente terrificante. Amo, amas, amat. Poi cosa viene? Non saprai mai coniugare amare. A chi lo dice, signor preside? Chiedo scusa.
Oh, signor Preside, mi è piaciuto molto il suo discorso. Oh, è lei il capobanda qui? Specialmente quel pezzettino in italiano. Roper, George Roper, come va? Io non condivido molto l'insegnamento privato dei ricchi. Oh, George. Mio Dio. George, voglio dire tutta questa insulsaggine del latino, ma chi parla latino a parte gli antichi greci? Lingua est qua scientiae velute januam aperire potest. Non malam esse comunem linguam, quad docti multarum gentium ad loquantur ali alios haberes. Beh, è tutto chiaro. Ma dati i tempi sarebbe stato meglio l'arabo. George, io... Signora Roper? Oh, eccellenza! Oh, com'è stato bello il suo discorso. Ah, grazie. E lei, sindaco, vero? Roper, George Roper, è la mia immondizia. Come dice, scusi? Non l'ha raccolta l'altra settimana. Non lo faccio io personalmente. No, ma è materia sua quella. George, ma per l'amor di Dio. Lo scusi, sa, ma non è in sé. Gli hanno dato un sacco di cemento sulla testa. Non mi sorprende. E i cani che sporcano per strada? È lei il responsabile. George, sa? Vieni con me, George, andiamo su. Andiamo, George. Ah, andiamo. E c'è un'altra cosa. Perché soltanto maschi qui? Con le classi miste avrebbero più successo. George! Non le... andiamo. Senti, George. Ecco, ti do la chiave. Ora va a casa. Ma io voglio discutere di religione con il vicario. Va a casa! Lo conosce quel tipo? Non mai visto prima, mi spiace. Tristram? Tutta questa messa in scena per un libro? Lui ha dovuto andare. Io però sono qui. Sì, già. Si è fatto un po' tardi, Anna. È davvero una grande emozione averla potuta conoscere di persona. E... oh no. Scusi. George, ma si può sapere che fai? Questa è l'auto del signor Formai. Sono le 4:30 passate, non si può parcheggiare qui dopo le 4:30. Mi stia a sentire. Solo un minuto, prego. Ecco qua. Mi dà un passaggio fino a casa? Thank you.